Giustizia per Desiree! Per Pamela! Per tutte! Per tutte! Per tutte! Basta! Non se ne può più! Basta, oh! Ci stanno ammazzando tutte le ragazzine! Basta! Non se ne può più! Basta! Anime innocenti! Ne avevamo più, oh! Caso di cronaca terribile, cronaca... sta trasformando un po' in un caso politico. La politica italiana che è sempre più demagogia e sempre meno risolvere i problemi reali che sono complessi, che non sono semplici come i demagoghi ci vogliono far credere e che richiedono un impegno costante ogni giorno. Qua sono 20 anni che certi problemi sono aperti, capisci? E quindi arriva l'uomo della provvidenza, l'italiano che ama molto delegare gli uomini della provvidenza, l'abbiamo visto nella nostra storia, non aspetta altro. E questa è la cosa più amara, che poi tutto ciò si consumi sul cadavere di una ragazzina che è stata violentata terribilmente. Qui ci sono stati alcuni centri sociali, tipo il Cinema Palazzo, tipo ESC, tipo stessa Comunia che è qui vicino, che si sono, hanno riqualificato i posti che hanno occupato e hanno creato momenti di cultura, di connessione con il quartiere. E questi centri sociali non possono essere qualificati come dei violi facinorosi. Salvini ha chiamato imbecilli addirittura ieri, il ministro degli interni li ha chiamati. No, e sono contrari allo spaccio e hanno più volte, assieme ai comitati di quartiere, assieme al Partito Democratico, assieme a tutte le forze, denunciato quello che stava succedendo. Quindi, cioè, se dovessero sparire queste realtà di giovani impegnati, sarebbe veramente drammatica la situazione. Cioè, secondo lei il San Lorenzo, la situazione peggiorerà ancora di più? Assolutamente sì. Il problema di San Lorenzo, secondo me, è che mancano l'illuminazione. Posso elencare le cose? Certo. Manca l'illuminazione. Ci sono tanti, e l'abbiamo anche detto alla sindaca Raggi quando è venuta qui una sera a settembre. Manca, vabbè, ovviamente ne vogliamo parlare, il controllo, perché lo spaccio che fanno italiani e stranieri è sotto alla luce del sole. Prima degli immigrati ci sono tutte queste cose, ma l'illuminazione, ci sono le telecamere, ci sono, ma non funzionano. A noi ci hanno dato fuoco al palazzo, non sappiamo se la telecamera funzionava, abbiamo visto chi è entrato nel palazzo a dare fuoco ai cassonetti. Queste sono le cose minime proprio di sicurezza, quindi non è, a me non è l'immigrato in sé che mi fa paura, è tutto questo, cioè in tutto questo contesto anche chiunque può delinquere, anche un italiano. Oh.